Una cerimonia per dimenticare gli orrori, per ricordare i 100 anni trascorsi dalla Grande Guerra. Una mattinata vissuta all'insegna della storia, guardando al futuro con gli occhi dei bambini, dei giovani, di chi vive oggi, consapevole che i valori più importanti che danno senso alla vita sono l'amore e la pace. L'associazione di volontariato Ollus, Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato, Terzo Millennio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo dell'IFE e il patrocinio del Comune, si è ritrovata nei pressi del municipio, in Piazza della Liberazione, per la commemorazione del centenario e per la giornata dell'albero, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Striscioni e cartelloni hanno fatto da cornice, è seguita la sosta davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza di amministratori, autorità e associazioni. Accesa e consegnata la fiaccola della pace, declamati i nomi dei caduti e dei dispersi alifani. Come Movimento per la Pace abbiamo avviato questo percorso, iniziato nel 2014 e culmina proprio nel 2018, e ha per tema dalla Grande Guerra alla Grande Pace. L'obiettivo del Movimento per la Pace è lavorare insieme ai giovani delle scuole per parlare ed educare alla pace, quindi passare da un programma di guerra che ci è stato erroneamente inculcato in passato a un programma fondato sulla pace. E il percorso di pace si fonda sull'azione della non violenza e un programma di disarmo unilaterale e, attraverso delle richieste specifiche che noi proponiamo a tutte le istituzioni, le quali devono farsi carico appunto di questo appello di dichiarazione di pace per il disarmo e l'affermazione dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Corteo ha attraversato Alife, il corso principale, per giungere in Piazza Termini, luogo dove, durante la Seconda Guerra Mondiale, cadde una bomba e seminò distruzione. La seconda sosta, nella piazza antistante la Scuola dell'Infanzia, davanti all'Albero della Pace, dove i bambini delle scuole hanno letto altri pensieri. Il parroco di Santa Maria Assunta, Don Pasquale Rubino, ha invitato la folla a fare 10 secondi di silenzio. La pace non è fare tanto chiasso, ma è a volte fare silenzio. Allora questo è l'augurio che io vi faccio, perché abbiamo bisogno, ecco, tanto di silenzio intorno a noi, perché soltanto in questo modo possiamo costruire un vero mondo di pace e non di guerra. Voi siete, cari ragazzi, siete il fronte su cui poggia il futuro del domani. Grazie ancora per questo significativo dono. Giacomo Cirioli morì purtroppo annegato nella Grande Guerra, appartenente a una famiglia che ha dato molto ad Alife. Però permettete che io ricordi tutti i caduti di tutte le guerre, perché chi è caduto per la patria non muore mai. Cerimonia e commemorazione dei 100 anni della Grande Guerra, con la presenza del cavaliere Giovanni Di Franco, reduce e combattente della città di Alife, sopravvissuto e unico testimone della prima e della seconda guerra mondiale. Al cavaliere Di Franco è stato consegnato l'attestato di encomio speciale alla Resistenza, accompagnato dal ramoscello di ulivo dell'Albero della Pace, il monumento vivo, sempre verde, simbolo della vita che mai muore, dedicato alla memoria di tutti i cari caduti in guerra dai 100 anni ad oggi. Un grande esempio per i giovani che hanno imparato un'altra pagina di storia vera in quella che è stata una grande lezione di scuola alla cittadinanza. Io sto per raggiungere i 100 anni, ringrazio il Padre Eterno e a tutti gli amici che mi hanno sempre voluto. Vorrei soltanto dirvi di continuare a essere bravi,